e io la porto là, eh. Giorgio Napolitano ha voluto condividere l'apertura del meeting inviandoci un messaggio. Esprimo il mio vivo apprezzamento a lei e a tutti gli organizzatori della 33esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che nel tema prescelto, la natura dell'uomo e rapporto con l'infinito, rivela con immediatezza l'aspirazione ad interpretare e a promuovere l'impegno nella società alla luce dei più alti riferimenti spirituali e dei valori fondamentali della giustizia, della tolleranza e della partecipazione. L'ampio spettro degli argomenti proposti esprime infatti in modo incisivo la consapevolezza della comune responsabilità nell'individuare modelli di sviluppo e parametri nuovi di benessere attenti a quei principi di equità e di solidarietà dai quali non può prescindere la tutela dell'interesse generale di una collettività e il rilancio di una crescita sostenibile e duratura. Le testimonianze e le esperienze che verranno presentate sottolineano giustamente la necessità di dare fiducia allo spirito di iniziativa, alle competenze e all'impegno dei giovani. Essi costituiscono un patrimonio di risorse e di energie indispensabile per mantenere viva la capacità progettuale e di innovazione che ha accompagnato le fasi di più intenso sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. In questo spirito rivolgo a lei, gentile professoressa, al Presidente Monti, agli illustri relatori e a tutti gli intervenuti il mio caloroso e partecipe saluto, insieme a un sentito augurio per il successo della manifestazione. Giorgio Napolitano. La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito, recita il titolo del meeting. Intendendo con ciò sottolineare non appena un generico e ultimo rimando dell'uomo a qualcosa che è più grande di lui, quanto piuttosto affermare che l'uomo nella sua natura, quindi nella sua ontologia, nella sua affettività, nella sua libertà, è definito da questo rapporto. Don Giussani, nel senso religioso da cui è tratto il titolo, afferma quasi con un paradosso che solo due tipi di uomini salvano interamente la statura dell'essere umano: l'anarchico e l'autenticamente religioso. L'anarchico è l'affermazione di sé all'infinito, l'uomo autenticamente religioso è l'accettazione dell'infinito come significato di sé. Poche righe dopo, Don Giussani mostra il tratto ambiguo della tentazione anarchica, talmente affascinante da indurre a dimenticare che l'uomo prima non c'era e poi muore, e conclude dicendo che l'uomo afferma veramente se stesso solo accettando il reale. C'è un fattore nell'esperienza di ognuno che svela questa natura dell'uomo ed è la statura infinita delle sue esigenze. Quando l'uomo è veramente innamorato desidera un amore che sia per sempre. Quando cerca la felicità non è appagato da alcun oggetto nel cui raggiungimento l'aveva riposta. Quando ricerca la verità delle cose sa che c'è una conoscenza che è sempre oltre. Basta guardare e ascoltare gli scienziati per anni impegnati nella ricerca del bosone. Ciò che scoprono è sempre meno di ciò che ancora devono scoprire. Quando l'uomo lavora e intraprende, continua a rischiare anche oltre un immediato e personale interesse. È così vero questo carattere esigenziale della vita che allorché una persona, per scetticismo o per paura, smette di accettare questo carattere, di riconoscere questo carattere e di obbedire ad esso, tutto si ferma. La rendita distrugge l'economia, la ricerca del quieto vivere impedisce ogni esperienza affettiva duratura, la presunzione di avere ormai totalmente raggiunto la verità paralizza la ricerca, l'incapacità di accettare la verifica della realtà genera la violenza dell'ideologia. Esempi. Molto brevemente illustro questo su scuola, università e lavoro.
195.000 ragazzi nel 2010 hanno abbandonato la scuola superiore statale, è un esercito, fosse uno è già un problema, ma 195.000 ragazzi hanno abbandonato la scuola. E in alcune regioni, lo sapete, l'OCSE Pisa ci dice che le nostre regioni sono al punto inferiore dei paesi dell'OCSE. Alcune regioni sono in vertice, altre però sono al limite inferiore. Il 38% dei quindicenni italiani interrogati sull'OCSE Pisa ritiene che la scuola è un luogo dove non si ha voglia di andare. E gli insegnanti denunciano, quando parlano di difficoltà, sono pagati poco, sappiamo tutto, che il problema più grave è l'eccesso di burocratizzazione, secondo solo la retribuzione esigua. Allora, qual è il primo tema che poniamo? Ma è proprio vero che è una scuola che è stata pensata statalistica, centralistica, perché così fa l'uguaglianza, lo raggiunge? No, è una scuola che non valorizza il merito e discrimina i poveri, perché una scuola che non funziona discrimina i poveri. Allora, è veramente un problema, come dire, di eresia parlare di autonomia della scuola pubblica e parità della scuola libera per parlare di sviluppo? E questo non è un tema confessionale, perché chi si documenta un po' sa che, per esempio, in America adesso stanno andando di moda le charter school, che sono scuole pubbliche dove la gestione è data ai genitori. Per superare l'antonomia tra scuole private di vecchio stampo e scuole statali c'è questa idea di autonomia, di scuola privata con strutture pubbliche. Allora la nostra scommessa è, ma non è che per aiutare i poveri e valorizzare il merito bisogna valorizzare chi si muove dal basso, chi costruisce, costruire un sistema completamente diverso? Questo dogma che è stato costruito non è un dogma che ci sta uccidendo? Questo è il tema politico dei lacci e laccioli della scuola, che ha dentro però un punto fondamentale che documentiamo nella mostra. Anche nelle condizioni peggiori si può cambiare. Nella mostra documentiamo una scuola professionale di Modena dove la gente all'inizio dell'anno non voleva andare in classe e adesso ama la poesia. Scuole professionali nate da poco, dove si insegnano i mestieri, anche qui con ragazzi che prima non volevano andare. Perché cos'è la differenza? È la differenza dell'impeto ideale, non confessionale, dell'impeto ideale che tira dentro la gente, che motiva, che moltiplica la possibilità. Non aspettiamo la riforma, c'è già gente che si muove, ma se li aiutiamo, dove vanno a finire questi? Non è una qualcosa che non è costoso e che può essere nella scuola professionale, nella scuola normale, qualcosa che cambia dal basso, se questi impeti ideali crescono. Andate a vedere nella mostra e vedete se ho torto. Secondo esempio, l'università. Anche perché, vado a concludere, noi siamo veramente convinti, come ci insegnò Giussani anni fa, che nei momenti della crisi, ed è questo il tema della crisi, è il momento della persona. La persona, questo essere più grande di qualunque circostanza. Per questo nella mostra abbiamo usato due grandi autori. Uno è Pirandello, quando racconta di Ciaula, questo ragazzo, quasi sembra una bestia all'inizio del racconto, che lavora alla solfatara, ma un giorno alza la testa e si accorge della luna. Sì, egli sapeva cos'era. Ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato importanza, si accorge della luna, allora è statico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca, eccola là la luna, c'era la luna, e Ciaula si mise a piangerlo, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, là mentre saliva per il cielo, non aveva più paura, né si sentiva stanco, nella notte ora piena del suo stupore. Certe volte basta vedere la luna per non sentirsi più schiavo, per sentire che si può fare quello che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, quando sono emigrati ci hanno mantenuto, quando hanno fatto la fame per farci studiare. Possiamo farlo anche noi, però dobbiamo riprendere l'idea di bellezza, di verità, di gusto della vita, magari guardando solo la natura. È per me un onore e una gioia partecipare alla giornata inaugurale di questo meeting. È un onore in particolare avere lo stesso ruolo nel vostro programma
che l'anno scorso ebbe il presidente Napolitano, che anch'io con tutti voi ringrazio molto per il suo saluto. Ho sentito dalle parole della professoressa Guarnieri, dalle parole del professor Vittadini, dalle esperienze messe in fila nella mostra, una serie di stimoli che faccio fatica a riprendere in modo disciplinato e comprensibile in un intervento necessariamente piuttosto breve. Ma vorrei cercare di farlo piuttosto che utilizzare un testo predisposto, al quale peraltro mi permetto di fare riferimento, si troverà sul sito del Governo per quelli che volessero avere maggiore argomentazione di alcune delle cose che dirò. Questo è un momento di non grande popolarità per le forze politiche in Italia e in altri paesi. Ebbene, io vedo quotidianamente il miracolo al quale cerco nel mio piccolo di contribuire, di forze politiche, soprattutto tre forze politiche, che negli ultimi anni avevano dedicato una grande quantità di attenzione, di tempo, di risorse mentali al combattersi reciprocamente, il che fa parte della battaglia politica e della concorrenza che anche in politica, come in altre zone della vita, deve esistere. Ma non era facile prevedere che quelle stesse forze avrebbero avuto un soprassalto di responsabilità e che sarebbe stato possibile, non dico sempre facilissimo, ma possibile, i fatti sono lì a dimostrarlo, ricondurle con la loro partecipazione attiva, creativa, qualche volta un po' sofferta, qualche volta chiaramente scontenta, ma pur sempre responsabile, a prendere decisioni come quelle che erano state rinviate per anni o per decenni. Ecco quindi un motivo di speranza. Crisi sarebbe stato lasciare andare avanti le cose senza nessuna modifica della traiettoria. Così non è stato. Vedo là in fondo, la natura dell'uomo è rapporto con l'infinito. L'infinito è una cosa che sconvolge ciascuno di noi, ma che è un'entità impalpabile alla quale dobbiamo commisurarci. Ma io, sentendola parlare, professoressa, e leggendola in fondo, pensavo anche che si può ben dire che le decisioni politiche, in generale, sono spesso affette e perciò gravide di conseguenze negative per la totale mancanza di infinito, anche solo nel senso di tempo e di spazio. Oggi siamo in una fase in cui anche in Europa, in parte per quei problemi della gestione dell'euro che dicevo, stanno risorgendo in quasi tutti gli stati europei movimenti populistico-demagogici che vogliono evitare il diverso, vogliono tenere lontano il diverso, non solo il diverso che viene a cercare il pane dall'Africa, ma anche il diverso di un'altra nazionalità europea che è pochi chilometri al di là di una frontiera. In una fase in cui il mondo e l'Europa si salvano solo se c'è più integrazione, l'appiattirsi dell'orizzonte delle decisioni politiche, negando l'infinito e negando anche il tempo e lo spazio, cioè guardando al short termism e al localismo, è il male principale delle nostre società, credo. E questo un grandissimo problema per la democrazia: come conciliare il fatto che i problemi del mondo oggi, dal cambiamento climatico alla crescita economica, alla crisi finanziaria, esigono tutti politiche che siano di lungo periodo e coordinate sul piano internazionale o addirittura globale,
mentre gli orizzonti della politica, sempre più governata dai media, diventa di brevissimo periodo. Ecco, a proposito, non sarebbe stata approvata la dichiarazione Schuman da un referendum e qui è d'obbligo, è stata ripresa varie volte in questi giorni la dichiarazione, la frase di De Gasperi di nuovo, che dovrebbe essere un grandissimo monito per tutti quelli che si accingono ad attività decisoria in campo pubblico, attività politica. Il politico guarda alle prossime elezioni, lo statista guarda alla prossima generazione. Ho usato in una recente intervista una espressione che non so se pentirmi o no di aver usato, quella di generazione perduta. Non credo di essere l'unico ad aver usato questa espressione, però l'ho usata. Credo di non aver fatto altro che constatare con crudezza, e penso che qualche volta la crudezza sia necessaria, una realtà che è davanti agli occhi di tutti, lo sperpero di un'intera generazione di persone che oggi giovani non lo sono più tanto, alcuni di loro hanno superato i 40 anni, e che pagano le conseguenze gravissime della scarsa lungimiranza di chi, e non ho in mente nessuno o nessun governo in particolare, ma di chi nell'insieme, nel passato, negli anni e nei decenni passati, non ha onorato il dovere di impegnarsi per i giovani. E un'intera generazione sta pagando un conto. Un'intera generazione sta pagando un conto salatissimo. Io, una delle volte precedenti che sono stato qui con voi o con i vostri predecessori, l'ho ricostruita, era il 25 agosto del 1998, 14 anni fa. Mi occupavo di Europa, ero commissario europeo, ma facevo qualche incursione anche nel mio paese, perché si può essere persone che lavorano nel cantiere dell'Europa ma che si sentono molto parte del proprio paese, e per fortuna che è così. Ebbene, il giorno prima, 24 agosto, un grande leader sindacale in questo luogo aveva invocato, aveva proposto, aveva chiesto uno sciopero generale contro il governo, non mi ricordo neanche quale governo fosse e non mi interessa, che cercava di lavorare sulla riforma delle pensioni e del mercato del lavoro. Io, che non credo fossi allora, non ricordo di esserlo stato comunque, un rivoluzionario, mi pronunciai di fronte ai giovani, non così numerosi perché non avevo un ruolo così eminente nel programma, mi pronunciai di fronte ai giovani in modo molto critico nei confronti di quella proposta di sciopero generale, mentre dissi: sarebbe giustificato non uno sciopero generale, ma uno sciopero generazionale, quello dei giovani che dovrebbero trovare i modi per dare una spinta ad uscire da meccanismi che, se continuassero, finirebbero per gravare sulle loro spalle. A cosa serviva uno sciopero contro il governo? Un governo che cercava di fare alcune riforme strutturali. Bisognava presentare un altro scenario, e cioè quello in cui erano i giovani che dovevano protestare contro meccanismi come quello, dicevo, dell'attuale sistema pensionistico, quello che dopo è stato riformato anche recentemente. Occorrono quello e altri interventi di riforma, dicevo, come dimostrano gli studi sulle tendenze demografiche, non solo per gli equilibri di finanza pubblica, ma anche per una sorta di contabilità delle generazioni. E questo è l'aspetto più importante. Un sistema poco equilibrato rende infatti più difficile per i giovani trovare lavoro,
e i redditi futuri di quelli che eventualmente avessero trovato lavoro, avranno trovato lavoro, i redditi futuri saranno gravati dalle tasse per pagare il sistema pensionistico. L'ipoteca sul futuro dei giovani italiani, dicevo, è maggiore di quella che grava sui giovani di altri paesi europei. Ecco, alla generazione perduta è importantissimo pensare prima di perderla, facendo le politiche adeguate che guardino al futuro. E in questo, devo dire, l'Europa, che spesso si presenta come arcigna, contabile, eccessivamente austera, e qualche volta lo è il vento che consente all'orizzonte delle politiche nazionali di guardare un po' più lontano nel tempo. Nel 1997 arrivo a Bruxelles di una delegazione della Conferenza Episcopale Polacca presieduta dal Cardinale Glemp. La Polonia doveva in quei mesi decidere se presentarsi come candidata all'ingresso nell'Unione Europea o no. La Chiesa polacca aveva, soprattutto in quegli anni, un ruolo politicamente e culturalmente molto decisivo. Volevano capire i vescovi polacchi se l'Europa fosse solo una costruzione di mercato, di banche, si avviasse ad esserlo di moneta, di commerci, o se avesse uno spirito, se avesse dei valori. Questo avveniva un po' di anni prima del dibattito sul riconoscimento o meno delle radici cristiane dell'Europa nel documento costituzionale. Ebbene, io con altri colleghi commissari ho cercato di spiegare ai vescovi che per esempio l'euro sul quale si stava lavorando e che non era ancora nato, certamente aveva un aspetto altamente tecnico, bancario, finanziario, ma era molto molto di più, era un valore morale. Perché? Perché per partecipare all'euro, per restare nell'euro, i diversi paesi si sarebbero impegnati ad essere un po' più disciplinati di quanto non lo fossero stati in passato nella loro finanza pubblica. Di che cosa avevano sofferto i giovani italiani delle successive generazioni? Come si discuteva qui a Rimini nel 1998, avevano sofferto di politiche economiche e politiche sociali condotte da governi di varia denominazione, spesso genuinamente mossi da un'istanza etica di valore, nell'etica delle intenzioni forse più che nell'etica delle responsabilità, di soddisfare tutte le categorie sociali che presentavano richieste incoerenti tra loro. Evidentemente non alzando tanto le tasse, ma creando molto debito pubblico. Così negli anni si è creata una grande quantità di debito pubblico proprio perché i politici che governavano in quegli anni, e questo vale per molti paesi europei, trovavano con una implacabile e lucida coerenza più facile e meno oneroso politicamente scaricare gli oneri su bambini che non votavano ancora o persone che non erano addirittura neanche nate e quindi sulle generazioni future. L'euro, torniamo ai vescovi polacchi e all'euro, che in questo momento ci mette un po' in agitazione, ma pensiamo qual è il suo valore per l'etica civile. L'euro, che per nascere ha dovuto essere accompagnato da questi vincoli di natura finanziaria, ha veramente cambiato la condotta dei paesi. In passato, negli anni 70, 80, primi anni 90, l'Italia aveva in modo disinvolto disavanzi pubblici che in un anno potevano essere del 12, del 15% del prodotto interno lordo, nessuno se ne accorgeva neppure, ma la disoccupazione giovanile di oggi è figlia di quegli anni. L'Europa ha cercato di cambiare questo. Ecco perché, sapete quale sarebbe la maggiore tragedia per l'Europa e per l'Italia? Se l'euro, inteso come il pinnacolo della costruzione europea, la Madonnina direbbe un milanese sul Duomo,
inteso come il coronamento del sogno di integrazione e di unità, diventasse, per l'incapacità nostra di governanti degli Stati europei, un fattore di disgregazione, di nascita o di reinsorgenza di pregiudizi del nord verso il sud, del sud verso il nord, e via dicendo. Questo è un rischio grave, non è un fatto tecnico, ma vedete di nuovo come tecnica e umanità, negli aspetti positivi e negli aspetti negativi, si intrecciano. E quindi oggi, devo dire, è una sfida affascinante, anche se piuttosto complessa, quella di aiutare l'Italia con azioni di governo e con l'aiuto indispensabile di un Parlamento che tra l'altro è prossimo alla sua scadenza, che è reduce, come dicevo, da anni di fiere contese, ma insomma aiutarci tutti insieme a trovare una strada decorosa, a essere rispettati nel mondo, come possiamo e dobbiamo essere, a fare certamente qualche temporaneo sacrificio anche grave, però crediamoci e speriamoci con la certezza che questo pesante stato di transizione e di sacrificio aprirà, riaprirà per l'Italia una situazione nella quale le grandi forze di fondo che restano nella società italiana, la famiglia, i distretti industriali, un settore privato che risparmia, famiglie mediamente poco indebitate e che quindi possono anche permettersi di comprare titoli di Stato per sovvenire alle necessità dello Stato, lui così indebitato. Guardiamoci in faccia anche con una misurata fiducia, se non orgoglio. L'Italia è in grado di esercitare nel mondo un suo soft power, non lo hard power delle imprese militari di tipo tradizionale, ma è soft power, è attività moderna che fa leva sulle caratteristiche tradizionali degli italiani, quella di, per esempio, avere un ruolo così esteso, così apprezzato nel peacekeeping e nel peacemaking, prima ancora internazionale. La Cina è più interessata nel suo ordinamento giuridico per il governo dell'economia e della società cinese che sta mettendo in piedi in questi anni, è più interessata, dove può e dove la aiutiamo a farlo, a ispirarsi a modelli dell'Unione Europea e spesso italiani piuttosto che ai modelli americani. Ebbene, l'Italia ha una serie di caratteristiche positive che possono molto contribuire ad un'Europa più capace di dialogare col mondo e di affermarsi nel mondo, ma tutte queste caratteristiche positive vengono gettate alle ortiche se non ritroviamo un minimo di, come segno di tempo scaduto è piuttosto efficace, se non ritroviamo un minimo di fiducia reciproca nella vita sociale. Quindi la RAI, che deve essere indipendente prima di tutto dal Presidente del Consiglio, non può certo ricevere mie istruzioni, ma darò un suggerimento amichevole a chi dirige la RAI di non usare più l'aggettivo furbi nei telegiornali che descrivono la lotta contro l'evasione. Non si possono trasmettere neppure in modo subliminale valori che sono concessivi, di deroga, di tolleranza e tutto sommato di indicazione di modelli che distruggono la società italiana.
Ora, io credo, e Alcide De Gasperi, che la Federazione Europea sia quella la cui possibilità di pratica realizzazione sia più vicina. 1950, cioè 7 anni prima del Trattato di Roma che ha dato vita alla Comunità Europea. Ma 6 mesi dopo la dichiarazione di Schuman, che ha proposto che Germania e Francia mettessero insieme le loro industrie che avevano alimentato le guerre. Tra parentesi, ogni tanto penso all'evoluzione dei modi della democrazia. Ormai per molte decisioni europee i diversi Stati membri fanno ricorso al referendum. Quale sarebbe stato l'esito in Francia e in Germania di un referendum sulla dichiarazione Schuman nel 1950, a 5 anni dalla fine della guerra mondiale, che proponesse la messa in comune delle risorse? Quella citazione di De Gasperi sull'Europa con la quale chiudo. Ora, io credo che la Federazione Europea, 1950, sia quella la cui possibilità di pratica realizzazione sia più vicina. E se volete che un mito ci sia, ditemi un po' quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Stato, l'avvenire della nostra Europa, l'avvenire del mondo, la sicurezza, la pace, se non questo sforzo verso l'Unione? Volete il mito della dittatura, il mito della forza, il mito della propria bandiera, sia pur accompagnato dall'eroismo? Ma noi allora quel conflitto che porta fatalmente alla guerra. Io vi dico che questo mito è mito di pace. Questa è la pace e questa è la strada che dovete seguire, diceva De Gasperi. Perciò non raccomanderei mai ai nostri amici che ci rappresentano nei consessi internazionali di essere prudenti nelle iniziative. Politico democristiano, di non essere prudenti nelle iniziative. Non è infatti che queste delusioni influiscano semplicemente sull'animo nostro di gente sperimentata, che sappiamo come le cose possono andare bene e possono andare male, che ci sono corsi e ricorsi nella storia, che potrà rimediare perché la storia è una spirale. Ma il fatto è che questa esperienza non è dei giovani e i giovani vedono solo un ideale che accendiamo loro dinanzi agli occhi. E se non teniamo alta questa fiaccola, non spegniamo solo quella fiamma, ma tante altre speranze e accendiamo quelle altre di cui oggi ci si lamenta di vedere appena l'inizio, ma che possono trasformarsi in un incendio fatale. Grazie.